Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Mentre scrivo mi è arrivato un messaggio su WhatsApp, ma noi non lo tagliamo perché non siamo dei fighetti. Buongiorno a tutti quanti. Rispondo alle domande che mi state facendo su Instagram. Le più interessanti, come vi avevo detto, avevano risposta su YouTube. E in questo caso rispondiamo a due domande che riguardano la performance al caldo e l'alimentazione. Allora, la prima domanda è questa: come fai a sopportare il caldo mostruoso durante i concerti quando sono le 14:15? Ho già risposto su Instagram, ma qua risponderò in maniera un po' più esaustiva. Allora, tutto quanto dipende da come tu ti prepari, nel senso che voi sapete che io ho sempre detto che per me le prove sono una preparazione a qualcosa. Questo deve essere il punto. Quindi se mi preparo a dei festival estivi, io suonerò in sala con le temperature da festival estivo. Alcuni mi prendono in giro per questo, dicono che sono esagerato, però io quando provo qui non ho né il condizionatore né anche un ventilatore, c'è un caldo della Madonna, sudo come un disperato e sto per morire, ma in questo modo preparo il mio fisico e mi abituo a questo tipo di stress, in modo che quando mi troverò in quella situazione non avrò, sarò pronto. Infatti le prime prove senza ventilatore sono una merda, poi piano piano ti abitui e infatti, come è successo al Luppolo, poi è come è successo, vabbè, al Masters of Rock c'era caldo, ma al Luppolo era devastante. Però in quel caso lì, se tu sei preparato, ce la fai. Questo riguarda sempre una questione di preparazione. Poi, come sapete, da un anno a questa parte mi prendo cura di me anche a livello fisico e di alimentazione, o meglio, sebbene la mia alimentazione deve migliorare, ho cominciato a fare delle scelte, diciamo, sensate, e so bene quando faccio stronzate e quando non le faccio, a differenza da prima. Quindi, nel primo caso, come fai a sopportare il caldo? Il punto riassumendo è questo: direi di uno, essere sempre idratato quando fai il concerto, se possibile, perché con i Cripple tipo non c'è il tempo di bere acqua. Quindi nel caso dei Cripple io bevo prima di suonare e subito dopo di suonare. In generale comunque il giorno prima, vabbè, non bevo poco, però evito alcol, evito di mangiare troiate, sto comunque in una situazione pronto a quello che sarà uno sforzo, d'accordo? Quindi in generale questa è la prima cosa che ti dico. Eh sì, il giorno del concerto, se ti sei preparato, ce la farai in questo punto. Cioè essere in forma comunque fisicamente e essere preparato a quel tipo di sacrificio, quel tipo, non sacrificio, quel tipo di stress. Quindi preparati per quello, d'accordo? Evita di farti la saletta bellino col ventilatore e con l'aria condizionata, tutto da fighetto, perché morirai. Infatti, only the strong survive, e se non sei pronto, svieni. Quindi io in questo caso ce l'ho fatta e sono contento perché mi avevano preso per il culo per le mie preparazioni alla John Rambo, ma evidentemente funzionano. Invece la seconda domanda a cui rispondo, perché le unisco, riguarda, vorrei sapere cosa un batterista dovrebbe mangiare per migliorare la prestazione di esecuzione. La prestazione e l'esecuzione. Allora, premetto che io ti do delle risposte. Io non sono un nutrizionista, ma sono una persona che negli ultimi anni un po' si è interessata. Ho preso diversi libri sull'alimentazione, poi ho alcuni libri in PDF sul digiuno intermittente. Ho fatto dei corsi da personal trainer dove si parlava anche di alimentazione. È una scienza molto complessa e di sicuro non sono io una persona che può darti una risposta da professionista, ma posso darti un paio di consigli. Allora, per cominciare, ci sono tante cose che tu puoi fare e che dovresti fare per avere quello di te. Sarebbe anche provare il digiuno intermittente, sarebbe provare un certo tipo di alimentazione, può essere quella chetogenica, può essere quella vegetariana, può essere quella carnivora, cioè dovresti provare perché non c'è una cosa che va bene per tutti. E in base a quello capisci come il tuo corpo reagisce. Nel mio caso, per esempio, il digiuno intermittente è una cosa che mi fa molto bene, faccio quello 16-8, ossia restringo la mia finestra alimentare in 8 ore e per 16 digiuno quasi ogni giorno. Comunque diciamo, cerco di fare 4-5 giorni alla settimana questo tipo di orario. In questo modo non mangio stronzate fuori pasto e ho visto che sto meglio. Il mio peso lo controllo molto bene e dopo i primi giorni che ero un po' così mi sono abituato e sto molto bene. Nel mio caso io praticamente salto la colazione, faccio una colazione molto più tardi che verso mezzogiorno e finisco di mangiare alle 8. Cosa ho imparato io in questo anno e mezzo in cui mi prendo cura di me? Che comunque l'alimentazione influisce tantissimo su quello che tu, su come tu stai. E quando tu mangi molto, mangi male, comunque ricordi che il corpo per digerire quello che hai mangiato deve utilizzare delle energie. Quindi, per esempio, mangiare subito prima di un concerto e mangiare pesante non è l'ideale perché il tuo corpo sarà impegnato a digerire quella roba lì. Quindi, nel mio caso, cerco di stare leggero subito prima del concerto e se devo, magari se tipo il concerto la sera, pranzo, faccio una merenda da
decente 3 ore prima, che può essere un frutto, uno yogurt greco, comunque evito le puttanate se posso, e poi mangio subito dopo aver suonato. Questa è la differenza. Nel mio caso questo mi ha fatto molto bene, nel senso che sto meglio quando suono, non ho il fatto che sto digerendo che mi incasina anche mentalmente. Su questo ti consiglio un libro che lascio in descrizione, che è il libro con la guida completa all'ayuno intermittente, che nel mio caso è servito tantissimo per capire anche come funziona il discorso proprio del digiuno legato a quello che è il benessere della tua mental clarity, di stare meglio in generale. Quindi questa è la mia risposta. Di base, quello che ti posso dire, proprio facendotelo facile facile, che tutto quello che diceva, che tu sai già funziona, cioè alcol, vabbè, droga, neanche ne parliamo, però mangiare tutta la roba che c'è, che trovi ormai in giro, tipo merendine, gelati, tutta la roba, pizzette, formaggi, tutta roba in casa, cioè ti incasina e basta. Quindi nel mio caso cerco di stare, quando, cioè, voglio fare le cose fatte bene, mi limito a mangiare cose che non siano eccessivamente elaborate, ok? Quindi può essere verdura, frutta, carne, che sia carne buona possibilmente, o altrimenti vado su veramente tipo yogurt greco e una mela. Quando posso, evito queste stronzate. Poi quando non posso mi mangio tutto e di più e faccio schifo, perché sono comunque anche io un essere umano. Però, in concetti come quello del luppolo, per esempio, io non ho pranzato prima. Ho fatto una colazione tardi, ho mangiato, non ricordo cosa, però mi ricordo che, ah, ecco, ho preso lo yogurt greco, una frutta e uno di quelli YoPro, con le proteine, che non è perfetto, ci vuole proteine in polvere, però questo è quello che c'era, e ho mangiato dopo. Poi dopo ho fatto cagare, ho mangiato pizza, mi sono bevuto 2 birre, però prima non ho fatto niente del genere. E in questo modo sono riuscito a fare il concerto senza avere problemi. Quindi spero questa risposta sia utile. E in generale diciamo che la cosa riassuntiva sarebbe: evita di mangiare stronzate. Questo non solo per suonare, ma in generale nella tua vita. Per me è stata una cosa fantastica, perché a 40 anni mi sento nella forma migliore della mia vita, da quando ho tolto la mia vita dalle persone e anche dalle cose da mangiare, che mangio ogni tanto. Un abbraccio, un like, un commento e attivate la campanella. A presto!